Salvatore Pinga, titolare del Pingone, questa iniziativa di pesca turismo che nasce a Imperia e che oggi arriva a Slow Fish. Sì, stiamo facendo questa promozione, questa manifestazione molto, molto interessante per promuovere questa attività di pesca turismo e di turismo, dove proponiamo quello che noi peschiamo, quindi direttamente da chi pesca, direttamente in tavola per i turisti, per i clienti, facendo promuovere e cercando di far conoscere pesci meno conosciuti ma con altrettanta qualità rispetto a quelli più famosi, che possono essere un orato, un branzino o il calamaro, per dire. Sostanzialmente quindi il pescatore di oggi può fare diversi ruoli. Diversi ruoli, esattamente, può diversificare magari anche in maniera tale da sfruttare un po' meno il mare, ottimizzando con le varie possibilità che adesso la legge ci permette di sfruttare, diversificando e mettendo più a contatto il cliente direttamente con il pescatore, far capire tutti gli aspetti di quello che c'è sul mare e nel mare. Che cos'è che la gente chiede di più? Che cos'è che è più curiosa? Ma diciamo, quando vedono delle qualità di pesci nuovi, o meglio nuovi, non conosciuti perché ci sono sempre stati, e chiedono informazioni per capire appunto come possono essere fatti, o sono quasi stupiti, diciamo, della bontà di pesci mai visti e conosciuti, in sostanza. Un'esperienza che nasce in Imperia, si sviluppa in Imperia, e che pensate di sviluppare anche in altri porticcioli, in altri posti? Ma direttamente può capitare di fare qualche escursione in altre zone. È sufficiente comunque per ogni porto avere una o due imbarcazioni, perché più ce ne sono non saranno mai tante, però almeno un paio di imbarcazioni o tre per porticciolo sarebbe comunque più bello per tutti, per maggiore ospitalità e diversificare, ma anche come tipologia di pescato da offrire ai vari turisti che vengono a provare. I risultati di questa partecipazione a Slow Fish? Eccezionale.